bentornati nel mio canale, io sono Miss Giulia e questo è un video in collaborazione con il sito BBCraft. Con il sito BBCraft oggi andremo a realizzare un esperimento con la resina. Ho scelto questo stampo, questo è il codice, ovviamente tutti i codici li trovate giù nell'info box. Questo è davvero molto carino come stampo e voglio andare a realizzare un pendente non semplicissimo, ma andando ad includere all'interno del pendente queste pietre dure. Questo è il codice, il set è di 3 box, infatti all'interno queste sono tutte le box con pinzetta e tutte le pietre dure con questo carinissimo contenitore che, volendo, una volta che abbiamo terminato tutte le pietre dure, possiamo utilizzarlo per i cipollottini, quelli piccini piccini da 2x3 o anche di 3x2. Vedete, all'interno ci sono altre due box complete, sempre con la pinzetta e sempre con le pietre dure. Io ovviamente ne apro solo uno. Questo è lo stampo e queste sono le pietrine che voglio andare ad inserire all'interno della resina. Io qui già ho della resina già pronta, eccola qui, base bianca con glitterini. Questi glitterini li ho presi da Resin Pro, sono davvero stupendi, sono i pigmenti per artisti, sono questo qui bianco argento e questo è il risultato. Adesso vado a realizzare uno dei pendenti. Qui abbiamo diverse forme, c'è l'ovale, c'è il quadrato piccolo, il quadrato questo qui un po' più grande, c'è il tondo, ovviamente sono già forati, vedete, e poi c'è anche questo rettangolo allungato, anche questa gocciolina molto interessante, quindi ci sono davvero, davvero delle forme davvero molto carine. Allora, per quanto riguarda la pinzetta, eccola qui. Adesso vado a creare una base per il nostro ciondolo, quindi inserisco all'interno dello stampo 2 cucchiaini. Questa resina si sta già anche un attimino, è un po' più collosa, perché ovviamente ho registrato altri video e quindi nel frattempo che realizzavo gli altri progettini la resina si è un attimino, però si può sempre utilizzare, a meno che non diventa proprio come un chewing gum. In questo modo si può sempre utilizzare, però basta livellarla per bene. Quindi mi aiuto un attimo con un dotter, ed eccolo qui, e vado a livellare per bene la mia resina, in questo modo. Così faccio aderire la resina ovviamente anche ai bordi e vado a far scoppiettare anche qualche bollicina che si può ovviamente creare. Eccolo qua, scusate se non era... la messa a fuoco. Ok, in questo modo posso anche un attimino fare in questo modo, visto che la resina era un po' più collosa, vado a fare questo gesto in modo da appianare per bene la resina. Ovviamente io non l'ho riempito tutto, vedete c'è proprio il bordino, perché sopra voglio, quando andrò ad aggiungere queste pietruzze, aspetterò appunto la catalisi e poi alla fine andrò a realizzare uno strato di resina trasparente. Quindi adesso che è livellato vado ad aggiungere le mie pietrine e quindi scelgo i colori, scelgo un po' di colori, lo facciamo un pochettino colorato e particolare. Quindi vedete, le pietrine sono di diverse forme, non sono tutte quante uguali, quindi posso giocare con le diverse forme in questo modo.
Questo è il risultato. Adesso attendo la catalisi di 24 ore. Rieccomi, le creazioni si sono appunto catalizzate. Non credo che andrò a rifare un'altra colata con la resina trasparente, come vi dicevo all'inizio video, ma credo che le lascerò così perché ho un attimino sbirciato. Allora, intanto vi faccio vedere la gocciolina, che è davvero davvero carinissima. Devo soltanto un pochettino limarla qui ai bordi, ma giusto davvero una leggera passata con questa lima. Ok, già così non sono più taglienti. Vi mostro questo qui, che l'ho realizzato nel medesimo modo in cui ho fatto appunto il ciondolo. Un attimino che non riesco a toglierlo. Eccolo qua, che carino, davvero molto molto carino. Queste petruzze appunto prese dal sito di BB Craft, carinissimo. E questo qui ne ho realizzato appunto due. Vi mostro anche l'altro, così andrò a realizzare un paio di orecchini. Carino anche questo, molto molto carini. Vado a scoprire anche la goccia. Ah, peccato che la goccia qui c'è un piccola bollicina, però al limite vado a limarla sia sopra che sotto e l'andrò ad utilizzare ugualmente. E poi vi mostro appunto il ciondolo che abbiamo realizzato insieme, ed eccolo qui, che bello, davvero bellissimo. Cioè è semplicissimo, un po' di resina, un effetto trasparente con qualche glitter e poi queste petruzze all'interno, davvero molto molto carino. Ovviamente gli orecchini andrò a mettere un semplice perno, e questo qui andrò a mettere un gancio per ciondoli. Ed ecco qui il mio piccolo esperimento per oggi. Cosa ne pensate? Io spero che questo piccolo esperimento sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi esperimenti. Ciao, ciao a tutte!